Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Spero vivamente che questa volta non ci siano problemi, perché registrare metà con il gatto e metà col tasto share inizia a diventare problematico. C'è qualcuno che mi odia nell'alto dei cieli probabilmente. Ma ben ritrovati con un altro episodio della carriera allenatore, registrato immediatamente dopo quell'altro, ma fa lo stesso. Direi di non perderci in chiacchiere perché poi va a finire che salta tutto qui. Come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram, e questa volta l'ultimo like è di Marco Manzini. Ciao Marco, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Come al solito in descrizione trovate tutti i link ai canali di Brellis e tutti i link ai miei social network. Schiacciate tutti i link, schiacciate proprio qualsiasi cosa e iscrivetevi dappertutto. Direi di iniziare subito a giocare la partita di Europa League contro il Granata, e questa è importante perché facendo 3 punti potremmo praticamente essere qualificati. Ecco qui la formazione titolare, andiamo subito a vedere come andrà. Possiamo partire. Sassuolo-Granata, ragazzi, questa partita neanche a dirvelo è importante, come sono importanti un po' tutte ultimamente, ma questa in Europa League ancora di più. Come sapete io e l'Europa League abbiamo un rapporto speciale, dato che l'unica volta che l'ho giocata l'ho vinta, quindi mi piacerebbe replicarmi almeno, e mi piacerebbe anche provare a vincere il campionato. Intanto 5 sensi, Duncan fuori, il primo tiro, il primo calcio d'angolo. Politano chiama a sé sensi, attenzione, Stefano la può mettere, bellissima palla per Piazza che non ci arriva, Rashford in rovesciata. Attenzione, c'è Sturaro, vede il taglio di Politano, allora lo serve Matteo. Politano con il suo mancino può fare male se si accentra, ancora Politano steso, messo giù, non c'è fallo per Silva, può andare, mette un cross bruttissimo, però ci può arrivare il suo compagno, non è vero, Rashford la viene a prendere, si appoggia, attenzione, un appoggio fatto bene di Rashford fa notizia, Rashford ancora lui, Rashford allarga il gioco dove c'è Sturaro, Sturaro vede Politano, lo serve, vuole tagliare verso il centro Politano perché è il suo colpo migliore, dentro per Sturaro, Sturaro ancora lui, da Politano, da fuori Politano prova il tiro, la palla è lì, il gol dell'1-0, bruttissimo, credo che sia Duncan, e infatti così, Alfred Duncan, un gol veramente orrendo. Politano, il tiro, il portiere, la palla che arriva lì a Duncan, da due passi, non può fare altro che insaccare, non esulto neanche perché è brutto. Pronto, ancora Rashford, c'è il taglio di Politano, dai Matteo che ci puoi arrivare perché sei più veloce di tutti, Politano riesce con il fisico, Politano la mette dentro, ma potevo tirare, stupido che non sono altro. Viene a prendere Duncan, l'autore del gol, lo stop bruttissimo di Duncan, però la palla che è ancora lì, c'è Sturaro, c'è Duncan, dentro, da Rashford, vuole tirare, c'è la Politano, il tiro di Politano. Rashford in buona posizione, Rashford li può saltare tutti, ancora Rashford, da fuori il tiro di Rashford. Cannavaro, fai una cosa figa con il tacco. C'è Rashford, ancora lui, si appoggia a Politano. C'è però il taglio di Pollirola, mamma mia che terzino che spinge propositivo. Ancora Paul, in possesso della palla, se la fa rubare da Gabriel Silva però. C'è ancora Sturaro che recupera un gran pallone. Sturaro, ancora lui, vede il taglio di Piazza, blocco Juventus, il tiro. Piazza addosso al portiere, la palla che è ancora lì, Rashford, Ciola prende. Sturaro, buona palla per Piazza, va dentro da Rashford, attenzione, c'è Rashford, ancora lui, Rashford. C'è il Politano che taglia dietro la difesa, Politano servito. Politano si accentra, la palla che è ancora lì, la recupera Sturaro, dentro per Piazza. Sì, vabbè, ma sono 8 palle, non ce n'è fischiato neanche. E adesso attacca a loro perché ha recuperato palla con dei falli, ma anche questa spallata, ma direttore, sono cattivissimi quelli del Granada. Tira il Donnarumma. Piazza può partire, ancora Piazza, vede il taglio di Rashford e allora lo fa andare. Rashford, ancora lui, può gigioneggiare con la palla tra i piedi, può giocare, può essere spinto perché non ha fisico. Bruttissima palla, Bueno, è entrato in area Donnarumma. Bueno dalla bandierina, è un cross splendido, mettiamolo fuori, molto bene. Piazza, devi difendere adesso, devi cercare di recuperare questa palla. Piazza, saltato di netto, però la recuperiamo. Allora Cannavaro fa partire Sensi, ne abbiamo due del Sassuolo su questa fascia. Uno è Piazza, l'altro è Rashford che è lì, centrale. E allora Rashford prova a dargliela. C'è Duncan che si è fatto male, attenzione, Sensi. Allora può giocare il pallone con i piedi. Sensi vede il taglio di Politano, che gran palla di Sensi per Politano. Adesso Politano ci può arrivare, la può stoppare, era troppo lunga. Piazza con la testa, serve Rashford. Rashford serve Politano, ancora lui Matteo. Alfredo Duncan, sei infortunato, io proverò a mettere dentro Pellegrini, però gli altri direi che la fanno tutta. Piazza dentro, una gran palla per Pellegrini, ne è entrato. Ancora Pellegrini dentro per Rashford, però sbagli la prima palla che tocchi. Attenzione perché questo errore potrebbe costarci tantissimo. Piazza che adesso fa il trequartista, si è innamorato del ruolo, dentro per Sturaro, Sturaro vuole andare da Rashford che può allungarsela, ancora Rashford, ancora Rashford in aria, vuole girarsi, Rashford, la palla è ancora lì, la tiene lui, Rashford con le sue gambone, ancora Rashford e poi la perde. Io non ho ancora capito come si pronuncia questo giocatore del Sassuolo, però va bene, è fortissimo, la mette in mezzo per Politano che non ci arriva. E finisce qui ragazzi, 1-0, abbiamo vinto. L'importante erano i 3 punti per garantirsi addirittura il primo posto nel girone. Un gol bruttissimo, ma meglio che niente.
Abbiamo 2000 nell'ufficio, andiamo a vedere. Giocatore infortunato per 3 settimane, Alfredo, lo perdiamo. Dai Alfredo, rimettiti presto, per adesso porteremo sensi. Mamma mia, 2 partite ravvicinate, prima Bologna e poi la Roma. E intanto offerta per il Belgio. È una bella squadra, ma io non voglio allenare nazionali. Perché la formazione titolare è la squadra che utilizzeremo contro il Bologna in questo derby emiliano. Guardate tutti i giocatori che sono in netta crescita, che bello vederlo così. Niang la mette lì, Riccardino, Kishna, ancora lui, vuol fare, sovrapporre Mattiello, attenzione Mattiello. Adesso aspetta, torna ancora una volta da Kishna e poi va dentro da Nyoguri, autore del gol nell'ultima giornata del campionato. C'è Magnanelli, vuole allargare tutto per Pellegrini, Pellegrini dentro per Berardi, la stoppa, il tiro di Berardi, la parata di Mirante. Magnanelli e anche Kishna che la stoppa, la mette con il mancino a giro, c'è Nyang che la tocca. Nyoguri dentro per Nyang, si è aperto Kishna, è libero, l'ha servito, e allora c'è Kishna che vuole andare per vie centrali. Ancora Kishna, fa il fare, il taglio a Berardi. C'è Mimmo che la viene a prendere qui e poi fa aprire De Sciglio. Anzi no, è Pellegrini, allora lo serve da mezzala. Pellegrini può andare, vuole andare. E poi c'è Nyang, una bella palla dentro. Attenzione perché c'era fallo. Rugani al limite dell'area di rigore. Ancora Rugani, vuole andare Rugani. Tira addirittura in porta. Magnanelli dentro per Mattiello. Allungati la palla e poi vai al cross. Che ce l'hai? Sul tuo sinistro. C'è Berardi, c'è ancora Mirante però. Attento. Nyang si appoggia di prima a Kishna e poi il taglio per Berardi dietro la difesa, presa in controtempo. Ancora Mimmo che la stoppa, entra in area. Mimmo la vuole tirare. Mimmo, oddio, come ha fatto a sbagliarlo? Come hai fatto a sbagliare questo gol, Mimmo? Fammelo rivedere che non ci credo ancora. Fuori di un capello? Kishna, dentro per Berardi. Dai, devi fare la differenza, Mimmo. Devi sollevarci, devi farci vincere le partite praticamente da solo. Magnanelli, ancora dentro da Berardi. Dai, Berardi fa la sua 9. Dentro, da Nyang. Vuole saltarli tutti Nyang. Ce la fa, sembra farcela. Entrata in area, Castaldello. Lo mette giù, non è fallo, non è dall'area di rigore. Pellegrini, ancora, si gira, vuole il cross Pellegrini. Magnanelli e Kishna, ancora loro. Kishna vuole andare, vuole saltarli prima di mettere il pallone per Mattiello! E Mattiello fa gol! Anzi no, è Romagnoli! Uno degli uomini che meno ti aspetti! Grande Alessio Romagnoli, è andato! Kishna l'ha visto e lui è andato in cielo, l'ha colpito, non riesco più a parlare, sono stupito da questo gol inaspettato dopo quello sbagliato da Berardi. Guarda come esulta il mio allenatore, non so più che cosa dire perché sto troppo bene, sono felice. Attenzione perché possono sbagliare ancora una volta Berardi con un fallo clamoroso, però va bene così. Nyang la stoppa, la tiene lì e poi fa andare Berardi che non ci arriva. Allora Nyang la recupera e allora prova a riservire Berardi che non ci arriva neanche questa volta, ma neanche in pressing proprio. Non riesce a fare i passaggi, però c'è Kishna che con un numero se la va, se ne va Kishna e se ne va, e c'è Berardi che prova a tirare ma ovviamente non riesce a fare gol. Vediamo che cosa riesce a fare Mimmo con il suo mancino magico dentro per Mattiello questa volta. Non entra il 2-0, siamo maledetti. Entro Nyang, attenzione, vai di sfondamento, vai in baie, puoi andare te. Allora c'è Kishna che la viene a prendere dentro per Berardi, la puoi stoppare, la puoi mettere giù, e adesso con il tuo tiro a giro, il palo ancora una volta, sei sfigato. Ma perché io per far gol devo fare 200 tiri in porta? Ma com'è possibile? Come fanno a non entrarmi mai questi qui? Mai. 8 tiri a 2, ho fatto solamente un gol. Ancora Nyang, vede Berardi, il suo taglio, lo serve, Berardi, ancora, sempre lui, vuole andare sul sinistro, tiro da qua, vedere cosa succede, fuori, almeno questo ha senso. Nyang, ancora lui, neanche a dirlo, ancora una volta da Berardi, questa volta chissà, chissà, questa potrebbe essere la volta buona, in mano a Mirante. Ho fatto 5-6 azioni tutte uguali. Mounier se ne vuole andare, la mette dentro, guai a voi se mi fate gol con tipo il terzo tiro che fate. Kishna l'appoggia lì a Nyang, il tiro di Nyang, che ciofeca Nyang che hai tirato, che schifo. C'è ancora Magnanelli, c'è Nyoguri, si appoggia a Kishna, da lì prova il tiro deviato, calcio d'angolo. Attenzione, c'è il capitano, c'è Magnanelli, in area, il gol di Magnanelli, non ci credo, è il gol più bello della storia, la cosa più bella che poteva succedere in assoluto è il gol di Magnanelli che va a pressare Adam Masina, gliela ruba e poi Magnanelli sa fare gol meglio di Berardi. Guardate il 2-0 firmato dal capitano, grande Francesco, così ti voglio. E sul 2-0 possiamo fare qualche cambio, dato che comunque ci sarà la Roma fra pochissimi giorni, è meglio far riposare quelli un po' più stanchi. Però il 3-0 mi piacerebbe con un gol di Berardi, dato che poveretto ha tirato per tutta la partita, non è mai riuscito a fare gol e adesso riesce anche a recuperare la palla, ad andare via, a servire Sturaro con questa magia e poi ancora Sturaro, la dà Berardi, ancora lui, sempre lui, sempre lui, e adesso si crea l'occasione per il suo mancino, aspetta a rimorchio il compagno e Sensi appoggiagliela a porta vuota, non riesce a fare gol Mimmo. Piazza, c'è Nyang, ancora lui, dentro per Berardi, questa volta Mimmo è il tuo momento, me lo sento Mimmo, è il tuo momento, me lo sento Mimmo, la palla che è ancora lì, la palla che
ancora lì non la riesce a prendere. È una posizione pericolosa per fare la punizione alla Berardi, o se no servirlo direttamente da lì. Guardatelo, eccolo Berardi, il tiro a giro di Berardi, oddio lontanissimo, almeno un calcio d'angolo. Berardi e Sensi, sempre loro due, ancora lo serviamo perché... Ok, meglio di no. Vai Domenico, questa volta ce la puoi fare te. Dai, è troppo invitante per non darla neanche questa palla. E poi però gliela ridai. Dagliela, dov'è? Dov'è Berardi? Dove sei? Cosa fai? Prendiamola. Finisce qui 2-0. Mimmo non è riuscito a fare gol. Mi dispiace tantissimissimo. Mattia Desciglio migliore in campo, così a caso. E siamo già arrivati al giorno in cui sfideremo la Roma. Però abbiamo i giocatori un pelino stanchi. E comunque la Roma è sotto di noi. E non possiamo perderla questa partita. È sempre uno scontro diretto, un dietro l'altro. Però non siamo messi malissimo, dai, siamo quinti, siamo a 6 punti dalla vetta, che è la Juventus, dovremmo riuscire ad andarla a prendere. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Oh baby, I like it raw. Yeah baby, I like it.